Eccoci qua, con l'incontro di oggi iniziamo nell'ambito dell'Università Popolare della Terza Età, iniziamo un dialogo diverso con tutti gli iscritti, diciamo un dialogo a distanza, purtroppo è un dialogo che ci impone le regole di questa pandemia in cui ci troviamo a convivere. Questa mattina parliamo con la dottoressa Rossella Occhiolini, fisioterapista presso il distretto sanitario di Montesilvano, e le chiediamo un po', ecco, insomma, il contesto della terza età, cosa è possibile fare e cosa è consigliato in questo periodo che purtroppo tutti coloro che vivono la loro terza età sono costretti a stare in casa. Prego, dottoressa. Buongiorno. Allora, chiaramente il movimento in generale è in sé un farmaco, una medicina, un rimedio che è nelle mani di tutti. Chiaramente io mi occupo di quello, ovviamente vi parlerò di quello, che è nelle mani di tutti per poter migliorare la propria condizione, tanto fisica quanto cognitiva, dell'umore, ha moltissime ricadute. Non a caso il nostro corpo è formato per la maggior parte di un sistema che lo muove, quindi di un sistema muscolare e di un sistema osseo, che hanno per l'appunto una grande massa, una grande quantità di espressione sul nostro corpo, perché sul movimento è basata molta della nostra vita come esseri viventi. In particolare, essendo una fisioterapista, mi occupo un pochino più degli aspetti che virano un po' verso il patologico. In particolare oggi vi volevo parlare per esempio dell'osteoporosi, che è una problematica estremamente piuttosto diffusa tra le donne in una fase post-menopausale, che è semplicemente però l'occasione di esplorare un aspetto per capire quanto questo semplice aspetto possa avere ricadute ben più ampie in tutte le funzioni del nostro corpo. Ora, l'osteoporosi viene vissuta come un impoverimento del tessuto osseo che espone, la cui caratteristica principale è quella di esporre più facilmente a delle fratture, quindi a un grosso problema per le persone anziane. Quindi tutto quello che viene fatto a livello medico, di indagini, eccetera, mira a ricostruire questo tessuto osseo. Moltissima della responsabilità della costruzione di questo tessuto osseo in realtà è nelle nostre mani, semplicemente perché la stimolazione di creazione di neotessuto e il mantenimento del tessuto, per esempio, che c'è, è molto influenzato da quanto noi ci muoviamo e da come noi ci muoviamo. Per questo un discorso anche di attività fisica adattata può essere una grandissima soluzione, che proponendo esercizi che stimolano l'attività motoria, che stimolano anche attività insolite per le persone che la praticano, insomma, sottopone le ossa a tutta una serie di stimolazioni a cui normalmente nella vita di tutti i giorni non si sarebbe sottoposti. Sono stimolazioni, diciamo, della gravità messi in modo diverso, perché a volte alcuni esercizi si fanno in piedi, altri si fanno allungati, altri si fanno seduti, di fianco, quindi ci sono anche molte posture che vengono utilizzate. E tutte queste cose sono stimolazioni anche nello spazio, che sono importanti perché, per esempio, formano
una ricchezza nella disposizione di alcune strutture ossee che hanno proprio questa funzione di mantenere l'osso sano e forte, flessibile e forte nello stesso tempo. Si è visto che in realtà molte persone che hanno fratture da osteoporosi hanno un impoverimento della qualità dell'osso. Quindi un'attività motoria costante, varia, come dire, anche fantasiosa, in realtà è una ottima strategia per mantenere l'osso sano, ma non solo, perché ovviamente l'osso è mosso da dei muscoli, quindi dei muscoli che possono funzionare flessibilmente, fortemente e come dire, e in modo adeguato sono una, come dire, sono quello che noi ci auguriamo per rimanere in buona salute a lungo. In realtà muscoli e ossa, la ricerca che si fa intorno a muscoli e ossa sempre di più ci dimostra che non sono strutture né passive né semplicemente meccaniche, ma attivano dei metabolismi, attivano una chimica, producono loro stessi delle sostanze, delle molecole che sono di segnalazione a moltissimi altri sistemi nel corpo, tra cui anche per esempio il sistema nervoso, il cervello, arrivano direttamente al cervello certe segnalazioni. Cioè un atto motorio in questo senso diventa anche un atto cognitivo, perché intanto perché ci mette in relazione con l'ambiente e poi perché crea una sorta di dialogo tra il cervello e i muscoli e le ossa, che sono degli organi effettori poi nell'ambiente di interazione con l'ambiente, che di fatto come dire, rendono il nostro cervello più giovane, più efficace, più reattivo a quella che è la relazione di noi con il nostro ambiente, insomma. Quindi, ecco, il cappello vuole essere un po' questo. Sul problema dell'invecchiamento cerebrale, sì. Noi come università da anni ormai ci sottoponiamo a degli screening con l'Università di Chieti, sì. Proprio per cercare, ecco, di stimolare il nostro cervello ad essere reattivo e quindi di non invecchiare. Certo. E quindi, insomma, l'attività fisica giova parecchio, sì. In questo punto di vista. C'è un'attività fisica specifica o si potrebbe pensare a un'attività fisica adattata anche al sistema di stimolazione cognitiva? Allora, ci sono tutte le strategie motorie, sono consideriamo che il movimento viene utilizzato per avere un rapporto con l'ambiente. Noi ci muoviamo perché dobbiamo fare qualche cosa. E già questa iniziativa di muoversi per fare qualche cosa è in sé una stimolazione, diciamo, di tipo cognitivo. Questo non toglie che noi possiamo ampliare, come dire, a volte le persone che rimangono in casa, che si muovono meno, vedono via progressivamente diminuire la quantità di stimoli a cui sono sottoposti. Quindi una proposta, per esempio, un'attività fisica adattata, è una proposta contemporaneamente di anche di ampliamento delle possibilità motorie, ma e di conseguenza delle possibilità cognitive. Senza contare che sono attività che in genere vengono fatte in gruppo. La socialità stessa è una grossa è un grosso stimolo cognitivo e come dire, e si è visto che in sé migliora la fisiologia, per esempio, il fatto di avere una vita sociale attiva migliora la fisiologia. Quindi, come dire, sono attività che in sé portano un carico di salute ancora più preziosa nel momento in cui
voglio dire, è una fase della vita in cui gli acciacchi, portando una lunga vita sulle spalle, sono più frequenti. In realtà si può, come dire, può essere un contributo veramente fondamentale a un invecchiamento sano, a poter condurre una vita attiva e viva sempre, a qualunque età. Mi perdoni, ma l'attività fisica potrebbe aiutare a combattere la solitudine? Come no? Perché purtroppo, insomma, le statistiche ci dicono che oltre il 30% delle persone, in modo particolare nelle realtà rivierasche come Montesilvano o altre città, oltre il 30% vivono in uno stato di totale solitudine. Sì. In questa fase di coronavirus purtroppo la percentuale è destinata a salire. Ma l'attività fisica potrebbe, ecco, aiutare queste persone a combattere la solitudine attraverso un percorso. L'attività, come le dicevo, adesso in questo momento particolare, comunque un'attività all'aria aperta, si può pensare tra l'altro a vitamina D, eccetera, serve anche proprio per migliorare la nostra fisiologia, già il fatto di essere all'aperto. Quindi anche se è vietato assembrarsi, anche se, però comunque d'altra parte invece un'attività fisica adattata che viene fatta in gruppo, che viene pensata per essere diciamo fruita insieme dalle persone, ha in sé, contiene in sé, proprio perché è di gruppo, proprio perché è sociale, contiene in sé appunto quello che dicevamo prima, il fatto che la socialità in sé, l'avere delle relazioni con gli altri, è in sé portatore di salute. Abbiamo bisogno di risuonare, noi siamo anche organi fisici oltre che chimici. Il mettersi in risonanza in natura ha in sé una sua, come dire, una sua capacità di ristabilire anche la fisiologia, di ristabilire delle, tutti sappiamo quanto ci può far bene la vicinanza di certe persone, insomma è un'esperienza condivisa da tutti noi, perché la socialità è in sé una portatrice di salute intesa come salute fisica, come salute mentale, anche come salute sociale, perché no? Quindi è assolutamente importante, l'attività motoria ci serve anche per andare verso gli altri e per far venire gli altri verso di noi, quindi è una delle nostre necessità principali come esseri umani, come persone. Quindi a maggior ragione nella terza età, in cui magari si ha anche più tempo per le relazioni, insomma. Bene, ringraziamo la dottoressa, speriamo di tornare a delle comunicazioni in presenza con tutti gli iscritti, speriamo. E che questa... che questo vaccino, che io mi vaccinerò, speriamo che possa farci uscire, ecco, da questo tunnel, sì, della pandemia. Sì, sì, in questo senso, come dire, questo periodo di deprivazione di relazioni è molto pesante per tutti noi, lo vediamo quanto influisce sulla vita delle persone, effettivamente speriamo presto di poter ritornare alle nostre abituali attività e alle nostre abituali relazioni. Grazie. Grazie a voi.